Sono Davide Ferri, curatore della sezione Pittura 21, che è giunta alla terza edizione. E la prima domanda quando si racconta una sezione come Pittura 21 è quella in qualche modo di individuare il senso di una proposta così specificatamente legata a un linguaggio in una fase di grande visibilità della pittura. Noi vediamo pittura ovunque, qualsiasi fiera italiana o internazionale e anche nelle grandi mostre. Per cui la prima cosa che va detta su Pittura 21 ha a che fare proprio con una individuazione di senso di una proposta di questo tipo. E devo dire che anche quest'anno Pittura 21 sviluppa alcuni fili conduttori che sono stati nella sezione già dalla prima edizione. Il primo e più importante probabilmente ha a che fare con l'idea di dare spazio, visibilità ad artisti che hanno raggiunto, diciamo così, l'adultità, per non usare quell'espressione inglese mid-career, di artisti mid-career, cioè che hanno già un percorso lungo nella pittura alle spalle. Ecco, questi artisti tendenzialmente, soprattutto in Italia, sono penalizzati anche in una fase come questa di grande esposizione, diciamo così, della pittura, e invece sono fondamentali per ricucire un racconto che va dagli anni 80 agli anni che stiamo vivendo. Per cui quest'anno luce a questi artisti, come già nelle altre edizioni, ma forse ancor più. E quindi sono molto contento che in sezione ci siano artisti come Luca Pancrazzi, Marco Cingolani, Lorenza Boisi, Valentina D'Amaro, Clara Broerman, Peter Wehrmersch, Mark Bauer, che hanno già diversi anni, se non proprio decenni, di lavoro alle spalle.